Buongiorno e bentornati al Cittadino Digitale. Oramai la direzione che ha intrapreso il governo è chiara: la dematerializzazione dei contanti a favore delle monete elettroniche. Da anni, infatti, l'utilizzo delle nuove tecnologie rende il mondo dei pagamenti sempre più fluido e digitale. Le proposte sono davvero tante, dai mobile payments ai wallets, ma sicuramente gli strumenti più utilizzati dagli italiani rimangono le carte di credito o di debito. Di conseguenza, il loro utilizzo diventa fondamentale, anche per quanto riguarda tutti i pagamenti online. Condividiamo quindi alcuni accorgimenti per un uso sicuro delle carte. Innanzitutto, quando siamo di fronte a un bancomat a prelevare, ricordarsi di inserire il PIN della carta coprendo con l'altra mano la tastiera su cui digitare. Cambiare bancomat se, a ridosso di questo, si vedono strani dispositivi aggiunti, detti skimmer. Non gettare la ricevuta del prelievo in strada perché vi sono dati importanti. Attivare le notifiche SMS sugli accrediti della carta per monitorare le operazioni. Quando si effettuano acquisti online, verificare l'attendibilità del sito, ad esempio tramite ricerca online o recensioni. Controllare la presenza del lucchetto, o meglio del protocollo di sicurezza SSL per le transazioni. Non effettuare pagamenti online su reti Wi-Fi pubbliche o sconosciute. Ove possibile, prediligere servizi di pagamento tramite intermediari, come ad esempio PayPal. Diffidare sempre di mail che, con la scusa di allarmare, richiedono accessi al proprio internet banking o cambi password a seguito di improbabili blocchi della carta oppure operazioni non autorizzate. Si tratta di phishing. Presso i negozi effettuare pagamenti recandosi personalmente alla cassa con la carta. Se possibile, utilizzare carte prepagate con limiti di spesa, anche per acquisti online. In caso di carte contactless, riporle in apposite custodie, in modo che non possano essere intercettate. Controllare frequentemente i propri movimenti bancari e quelli della carta di credito. Ed infine, in caso di transazioni sospette che non riusciamo a verificare, al fine di ottenere il rimborso, procedere con il blocco della carta tramite il numero verde e presentare denuncia presso carabinieri o polizia. L'idea è molto semplice. Considerata la direzione dove stiamo andando, è fondamentale farsi trovare pronti. Vi ringrazio e auguro a tutti una buonissima giornata.